Venerdì 15 dicembre a Roma si sono svolti gli stati generali del trasporto aereo, organizzati dal Movimento 5 Stelle, un'occasione di incontro e dialogo tra esperti del settore e portatori di interesse. Con l'occasione, Avionews ha intervistato Luigi Di Maio, candidato premier del Movimento alle prossime elezioni, e Paolo Niccolò Romano, membro della nona commissione della Camera dei Deputati. Di Maio, lei oggi ha concluso questo convegno molto importante organizzato dai 5 Stelle e in particolare ha affermato un paio di punti che vorrei approfondisse per i nostri spettatori. Iniziamo dal problema di Alitalia. Come lo interpreterà il Movimento 5 Stelle se dovesse andare al governo? Beh, bisogna fermare prima di tutto questa governance, quindi sostituiremo i commissari, gli chiederemo di individuare tutti gli sprechi nei bilanci, promuovere l'azione di responsabilità sulla governance di prima, quindi sui responsabili di questo disastro, e soprattutto gli chiederemo di vagliare in maniera oggettiva le manifestazioni di interesse per tutelare i dipendenti. I dipendenti devono essere tutelati e adesso il piano Lufthansa è un bagno di sangue per i dipendenti, quindi lo dobbiamo fermare. Il governo non è legittimato a portare avanti questo piano e si deve fermare il prima possibile. Lei ha parlato anche di sovrapposizione di enti di controllo. Qual è l'obiettivo in tal senso? L'obiettivo è semplificare. Oggi abbiamo un'authority, l'ENAC e l'ENAV, e questi strumenti stanno oggi sovrapponendosi in molte delle loro funzioni e stanno creando dei problemi al mondo del trasporto aereo. Per riformarle, prima di lanciare qualsiasi slogan, io voglio ascoltare gli addetti del settore. Li ascoltiamo, ci mettiamo intorno a un tavolo e cominciamo a riorganizzare la normativa in modo da renderla semplice, fruibile e eliminare le posizioni di rendita. Sugli aeroporti. Gli aeroporti oggi soffrono e soffrono perché adesso non hanno neanche più la copertura a livello di marketing per fare un certo tipo di operazioni. Cosa succederà? Secondo me serve fare un'unica autorità aeroportuale, serve un'unica società aeroportuale che gestisca tutti gli aeroporti, così possiamo fare una strategia nazionale. Siamo qui con Paolo Romano, che è tra gli ideatori e gli organizzatori di questo convegno dal titolo Stati Generali del Trasporto Aereo per cambiare tutti insieme rotta. Ecco, cosa significa avere organizzato questo convegno e quali erano le vostre aspettative? Allora, questo convegno nasce per recepire quelle che sono le problematiche dei vari stakeholder, i portatori di interesse del sistema aeroportuale, delle compagnie aeree, di tutto quello degli aeroclub, di tutto quello che riguarda l'aviazione in Italia. Quindi noi vogliamo raccogliere quelle che sono le critiche, le proposte, mettere tutto insieme per cercare di poi amalgamare il tutto e uscire con un'idea per rilanciare il settore aereo italiano, che ricordiamo è uno dei pochi nel mondo che non cresce. In tutto il mondo il settore è in crescita esponenziale, meno che nel nostro. Di Maio oggi ha partecipato ai lavori concludendo l'evento ed è stato molto chiaro su alcuni punti. Ecco, ci può fare una sintesi di quella che è la posizione del Movimento 5 Stelle su Alitalia? Allora, con la compagnia Alitalia noi, allora, innanzitutto c'è da dire che non siamo pregiudizialmente contrari a una nazionalizzazione, contando anche che in Alitalia il governo ci ha già messo 900 milioni, quindi vuol dire che già ci sta investendo. L'unica cosa, vogliamo vedere prima ben chiaro quali sono le prospettive di rilancio. Non di salvataggio, di rilancio, proprio perché salvataggio vuol dire che si mette di nuovo una toppa a quello che è la situazione di Alitalia. Noi vogliamo vedere invece come rilanciarla per avere una compagnia che serva davvero al paese, che serva al turismo del nostro paese, e non avere l'ennesimo carrozzone che poi da qui a qualche anno tornerà di nuovo in perdita. C'è una strategia da parte dei 5 Stelle all'evento Lufthansa acquista l'Italia per impedirlo e portarlo post elezioni? La nostra idea su quello è chiarissima. Noi non riteniamo questo governo, che ormai è arrivato alla scadenza, il 27 scioglieranno le Camere, quindi non è assolutamente legittimato a portare a termine un accordo così importante. Bisogna aspettare le elezioni, il nuovo governo che si formerà poi vedrà come accordarsi, se accordarsi con Lufthansa. Questo assolutamente non è una prerogativa del governo attuale, che è ormai arrivato alla fine dei suoi giorni. Ecco, un'ultima domanda. Di Maio ha detto: ritorneremo qui dopo le elezioni per rivedere di nuovo insieme un vero trasporto aereo che sia funzionale ed un suo rilancio.
Ecco, questa opportunità ci sarà veramente? È un impegno preso seriamente? Certo, un impegno che speriamo di poter fare non più come forza politica di opposizione, ma addirittura come a livello istituzionale, come Ministero dei Trasporti, che se dovessimo arrivare in maggioranza ovviamente potremmo poi organizzarlo noi come a livello ministeriale, che sarebbe forse la forma più consona da dare a un evento di questo tipo.